Oggi parleremo di un film che, se non avete visto, dovete farlo perché è veramente incredibile. Tra l'altro, sono rimasto molto colpito quando l'altro giorno, beh, qualche giorno fa, diciamo, l'ho visto nei vostri commenti. Sì, perché nel caso ve lo foste perso, avevo fatto un post in cui vi chiedevo se c'era un film degli anni 50 di cui volevate che parlassi. Perché, visto che, beh, non c'è un motivo preciso, diciamo che semplicemente avevo voglia di parlarvi di un film degli anni 50. Ma siccome mi sono accorto che parlare di film vecchi non vi sconfiffera, ho lasciato che questa volta foste voi a decidere. E uno di voi ha cortesemente suggerito il film di cui parleremo oggi. E visto che non solo è uno dei miei film preferiti, ma l'ho anche rivisto recentemente per la, credo, decima o forse undicesima volta, ho pensato fosse finalmente giunto il momento di parlarne. E quindi ciao a tutti ragazzi, io sono Cristian Antellini e naturalmente benvenuto nel mio canale, Il Giovane d'Agostino Rosso. Quest'oggi mi sto impapinando, scusate. Quest'oggi faremo la recensione di Viale del Tramonto, film del 1950, scusate, leggo dalla pagina Wikipedia, diretto da Billy Wilder e con protagonista William Holden e Gloria Swanson, nonché vincitore di 3 premi Oscar. Tra parentesi, ho dovuto leggere dalla pagina Wikipedia per il nome del regista, perché lo confondo sempre con un altro Wilder, perché non so se lo sapete, ma ci sono anche altre persone nel mondo del cinema che si chiamano Wilder di cognome, quindi quando parlo di lui devo sempre stare attento. Quello è un altro discorso. Per cui bando alle ciance e cominciamo. Dunque, dicevo, sì, vabbè, ho fatto la solita introduzione, bla 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 bla. Partiamo con la trama, ecco, partiamo con la trama. Dunque, Viale del Tramonto racconta la storia di Joe Gillis e Norma Desmond. Joe Gillis è questo giovane uomo che cerca di sfondare come sceneggiatore a Hollywood, ma da qualche tempo la carriera gli va male perché non riesce a trovare delle trame interessanti da poter trasformare in sceneggiature di valore. Finché un giorno, scappando da alcuni tizi che volevano rubargli l'auto perché lui è indebitato fino al collo, incappa nella misteriosa Norma Desmond, questa anziana ex attrice che ora vive in questa grande, sfarzosa villa con il suo maggiordomo Max. E nel corso del film, i due personaggi, ossia Norma e Joe, si generano un legame molto particolare, mentre nel frattempo Norma tenta in tutti i modi di tornare alla ribalta dopo anni che ha passato nell'oscurità. Bene, passata a parte la trama, vado a illustrarvi la mia opinione. Innanzitutto devo dirvi una cosa, cioè che questo film è uno dei miei preferiti, proprio in assoluto. È un film che ho sempre amato tanto. Più che altro mi ha colpito proprio quello di cui parla, perché Viale del Tramonto, come dice anche un po' il titolo stesso, è, come posso dire, è un film molto realistico, perché il film parla di Hollywood, ma ne parla male. Ed è qui che sta la sua genialità. Oggi, se vogliamo parlare male di Hollywood, non è una cosa così difficile. Ci sono un sacco di film recenti che lo fanno. C'è. Oddio, sapete che mi vengono in mente degli esempi? Ricordo che ce n'erano di anche interessanti, però vabbè. Il punto è che Viale del Tramonto è una storia molto triste, ma anche realistica. Un film che parla della gloria di Hollywood, ma nel suo opposto. Nel senso di come Hollywood sia capace di glorificarti, di farti diventare una leggenda, e poi un minuto dopo ti butti via così. E tutto è incarnato a meraviglia dal personaggio di Norma Desmond, a mio parere uno dei personaggi più riusciti della storia del cinema. E questo soprattutto a Gloria Swanson, attrice che devo dire non è tra le mie preferite, infatti l'ho vista solo in questo film. Ma cavolo, quanto è stata brava, mamma mia. Gloria Swanson è riuscita, grazie non solo a una incredibile espressività, ma anche a una eccellente presenza scenica e anche un ottimo timbro vocale, a trasmettere tutta l'aura di decadenza e allo stesso tempo fascino di cui il personaggio di Norma Desmond necessitava per funzionare. E poi il personaggio stesso funziona anche a livello di scrittura. Insomma, per dirla semplicemente, Gloria Swanson, scusate, ho sbagliato, perdonate l'lapsus, vuol dire Norma Desmond, è un personaggio veramente meraviglioso. Racchiude perfettamente tutto lo spirito e la crudele realtà della Hollywood di quegli anni. Una Hollywood che magari all'inizio ti sfama, ti esalta, ma poi a un certo punto ti toglie tutto. Perché è la realtà dei fatti. Hollywood è così, ragazzi, è brutto da dire, ma è la verità. Hollywood è capace di donarti la vita, di darti anima, di darti tutto quello che vuoi, e poi un secondo dopo te lo toglie e se lo riprende. E questo film trasmette tutto questo alla perfezione. Da un lato abbiamo appunto Norma Desmond, che ha subito questo tracollo, questa caduta, questo tramonto, come dice il titolo stesso, e in qualche modo ne è ancora succube dentro di lei, perché lei in realtà non ha mai superato questo abbandono. Lei infatti è convinta di essere ancora l'attrice straordinaria che era un tempo. Lei non riesce a staccarsi da questa gloria che ha assaporato nel suo periodo d'oro. Non riesce a staccarsene, è ancora dentro di sé.
E dall'altro lato abbiamo Joe, un personaggio che questa cultura non l'ha mai avuta. Eppure la brama, la desidera. Lui cerca in tutti i modi di aggrapparsi, ma non ci riesce. Perché semplicemente non ha. Non saprei come dirlo. Mi verrebbe da dire che non ha talento, però, come vediamo nella parte finale del film, una scrittura dietro comunque c'è. Nel senso che lui, quando, nella parte finale del film, riesce ad aiutare una giovane sceneggiatrice a scrivere una sceneggiatura di talento. Quindi un po' il talento ci può essere dentro di lui, ma c'è una specie di blocco, come se in qualche modo lui non riuscisse a esprimerlo appieno. E questo è un peccato, perché dimostra allo stesso tempo le anime di coloro che hanno cercato di fare parte di Hollywood, ma non ce l'hanno fatta. Insomma, è un film. Via del tramonto, è un film ricco di significato. Parla della Hollywood in modo tossico, in modo crudele, ci espone tutta la sua malvagità, tutta la sua tossicità tramite questi personaggi così ben riusciti. Da un lato, appunto, abbiamo Joe che tenta di arrivare all'alto, ma non ci riesce, e dall'altro abbiamo Norma, che ci è riuscita e poi è caduta indietro. Due personaggi molto complessi, affascinanti, scritti a meraviglia e interpretati alla grande dai loro rispettivi attori, ossia Laura Swanson e William Holden. Lui sì che è un attore che seguo, di lui ho visto tanti film e mi è piaciuto tantissimo in tutti quelli che ho visto, ma penso che sia proprio qui che abbia raggiunto il suo apice. È riuscito a trasmettere tutta la bravura, tutto il suo talento, grazie a un personaggio apparentemente semplice ma con molte sfumature che sono state portate in scena veramente molto bene. E a tutto questo cosa possiamo aggiungerci? Una scrittura eccellente da parte del sempre grande Billy Wilder, una sceneggiatura che lui stesso ha scritto e ha appunto valorizzato enormemente. È un reparto tecnico eccellente che ha contribuito alla bellezza di un film davvero eterno e immortale e che se non avete visto vi straconsiglio di recuperare. E insomma, arrivando al succo della questione, Viale del Tramonto è un capolavoro della storia del cinema, poiché riesce a trasmettere un grande messaggio grazie a una scrittura eccellente, un cast in stato di grazia e personaggi di ottima fattura. Ah, e ovviamente un reparto tecnico eccellente. E insomma, non penso di aver aggiungersi andando nella mia votazione numerica. Non voto da 10, do un convintissimo 9,2. Ma a questo punto, come sempre, tocca a voi. Voi avete visto Via del Tramonto? Lo avete apprezzato? Lo avete amato? O addirittura l'avete odiato? E tra l'altro, se non vi è piaciuto, perché non vi è piaciuto? Come sempre, vi aspetto nei commenti. Bene, per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. E come sempre, se c'è qualche film che ci sisca, fatemi sapere nei commenti. Ah, e come al solito, nel commento troverete anche i link per il mio libro, che spero che un giorno lo leggerete e trovate interessante. Ci vediamo prossimamente, arrivederci!